Salve a tutti carissimi investitori, quest'oggi risponderò alle domande più curiose e più interessanti che mi avete posto sulla pagina Instagram. Ma prima di iniziare a farci tutti insieme i cazzi miei allegramente, dato che questo canale è ancora piccolo e ci sto investendo sempre più tempo e fatica, vi chiederei gentilmente di lasciare un like a questo video e un commento qualsiasi per supportare il canale. A voi non costa davvero nulla, però è veramente un modo concreto per aiutarmi a crescere. Detto questo, grazie per il like, grazie per il commento, grazie per l'iscrizione e possiamo cominciare col video. Ma prima ci vuole la... Questo è Investitori Folli, la più folle community di investitori in Italia. Allora, la prima domanda è: come rispondere a chi dice che il mercato cripto, anche quello dei titoli ordinari, è un Ponzi enorme? Allora, questa domanda è molto complicata da rispondere perché solitamente le persone che sostengono che le cripto sono tutte un Ponzi enorme hanno come unica argomentazione il fatto che per guadagnare realmente dalle cripto c'è ovviamente bisogno di persone che entrino dopo di te, quindi soldi di altre persone che arrivano dopo di te a cui sostanzialmente tu andrai a vendere e fare profitto. La cosa è che però uno di solito risponde: ma guarda che anche il mercato azionario è così, cioè tutti i mercati sono così, tu compri e aspetti di rivendere a qualcun altro a un prezzo più alto. Per forza di cose, se vogliamo che i prezzi aumentino, ci vuole un'immissione di liquidità sempre maggiore. Però a parte che qui non si sta nemmeno tenendo conto di inflazione, stampa di moneta, eccetera, eccetera, penso che la cosa che più di tutte differisca uno schema Ponzi dai mercati finanziari, sia cripto che ordinari, è il fatto che mentre nello schema Ponzi non c'è un valore reale dietro, e qui inviterei le persone che accusano i mercati di essere un grande Ponzi a studiare realmente come funziona uno schema Ponzi, cioè come si alimenta, come si espande e come fa ad andare avanti uno schema Ponzi finché poi non raggiunge il collasso, perché ogni schema Ponzi prima o poi raggiunge una sua fine. Mentre i mercati hanno in realtà un valore dietro, la crescita di una nazione, di un'azienda, ciò che producono, il valore anche intrinseco di Bitcoin, per esempio il fatto di essere riserva di valore, il fatto di poterlo scambiare senza barriere, quindi senza un'autorità che sia a controllare, il fatto di poterlo mandare da una parte all'altra del mondo in maniera praticamente istantanea e senza commissioni, il dare la possibilità a persone senza un conto in banca di accedere al proprio denaro. Questo è un valore reale che dietro a uno schema Ponzi non c'è. Poi, se invece vogliamo considerare il mercato cripto come mera speculazione, allora lì posso dare anche ragione, nel senso che a mio parere il 99% delle criptovalute sono ad oggi speculazione e nient'altro. Per me ad ora praticamente l'unica criptovaluta che abbia un valore reale alle spalle è Bitcoin. Sicuramente ce ne sarà anche qualcun'altra che magari ad oggi non conosco e sono ancora più convinto che in futuro ci saranno sempre più criptovalute con un valore reale dietro, perché comunque penso onestamente che tecnologicamente parlando, criptovalute e blockchain saranno molto molto utili in futuro. Però per esempio quello che ho visto finora in DeFi, quindi in finanza decentralizzata, per il momento rimane al 99,9% pura speculazione e molto 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 simile, ahimè, a un vero e proprio schema Ponzi. Poi sia Rosario che Flavio mi chiedono: che si fa per arrotondare oppure come guadagnare in poco tempo? Buona giornata. Allora, non voglio rispondere in questo momento solamente perché il video che uscirà la prossima settimana sarà proprio incentrato su questo. Quindi, carissimi Rosario e Flavio, ma anche voi investitori che volete qualche metodo per guadagnare qualche soldo extra, aspettate il video della prossima settimana perché sarà tutto per voi. Poi lo zio Jerry ci chiede: su quali ETF investi? Allora, spero di non deludere, ma io praticamente non investo in ETF. Questo perché non mi ritengo di certo un trader, però sono un investitore abbastanza attivo e quindi tendo a mantenere aperte le mie posizioni per comunque tempi tra virgolette brevi, quindi si parla di mesi o al massimo qualche anno, ed è per questo che magari non faccio investimenti di lunghissimo termine in ETF. Comunque sia, l'unico ETF che detengo al momento e anche da parecchi anni è iShares Core MSCEM. Vabbè, senza che ve lo dico tutto, tanto lo vedete qua. Si tratta di un ETF in dollari sui paesi emergenti ad accumulazione. Tra i paesi emergenti contenuti in questo ETF troviamo gran parte dell'Asia, ma anche qualcosa
cosa del Sud America, tipo il Brasile. È esposto in minima parte anche in Cina, cosa che io appunto volevo essere molto ridotta perché associo alla Cina comunque un rischio più alto. Poi, visto che ne stiamo parlando, vi dico che in realtà avrei intenzione di espormi ancora di più in ETF, soprattutto per quanto riguarda la borsa americana. Quindi mi piacerebbe prendere un qualche ETF che replichi la borsa americana, sempre su accumulazione, che però utilizzerei non tanto per investire nel lungo periodo, quanto come strumento per ribilanciare il mio portafoglio complessivo. Dato che ho una buona esposizione su cripto e singole azioni, oltre al compartimento di liquidità, mi piacerebbe avere anche una parte di ETF appunto un po' più stabile per poi andare a ribilanciare, a giocare sui rialzi e sui ribassi. Adesso abbiamo una domanda da Francesco Cremese, mio collega youtuber che saluto, che mi scrive: basando molti contenuti sulle interviste, non hai paura che il canale si spersonalizzi? Un saluto. Allora, innanzitutto ringrazio Francesco per la domanda, perché da content creator a content creator ne vengono sempre fuori degli spunti di riflessione interessanti. Infatti, in tutta onestà, devo dire che non mi era mai venuta in mente questa cosa. Quindi, se ho paura che il canale si spersonalizzi, ci sto pensando in questo momento, e in realtà la mia risposta è comunque no. No, perché le interviste sono solo uno dei format che voglio portare sul canale. Mi ha fatto anche piacere portarle, perché in Italia sono stato forse uno dei primi content creator a portare questo tipo di format nella nostra nicchia, quindi a tema finanziario e cripto. Sono un format che mi piace tanto e piace tanto anche a voi, visto che sono tra i video che riscuotono più successo del canale. E poi, secondo me, il fare interviste alla fine non è che spersonalizzi tanto il canale, perché anche il modo in cui si fa l'intervista, cioè il modo di porsi, di fare le domande, proprio di raccontare tutto il video, alla fine è molto personale. Cioè, io credo che nei video delle interviste, anche dal lato artistico, io ci metta veramente tanto di mio. Comunque, a parte questo, appunto, le interviste sono solo uno dei tanti format che voglio portare sul canale. In futuro ce ne saranno altri e voglio far sì che le interviste continuino ad esserci, ma molto più diluite, diciamo, nel tempo, perché da qui in avanti ho intenzione di intervistare persone veramente grosse, cioè quasi inarrivabili, e quindi di alzare il livello delle interviste veramente alle stelle, e quindi saranno proprio difficili da realizzare, e per forza di cose appunto ne usciranno una ogni tot mesi probabilmente. Però, carissimi investitori, aiutatemi a farmi crescere, perché solo così riuscirò a intervistare le persone che voglio intervistare. Poi mi chiedono: la prima criptovaluta che hai comprato? Allora, per contestualizzare un po', vi voglio dire anche la prima azione che ho comprato e come e quando ho iniziato a investire. Praticamente io ho iniziato a buttare i soldi nei mercati allo scoppio della pandemia da Covid. Cioè, quando ci hanno rinchiusi in casa, io ho notato che tutti i mercati erano crollati e ho pensato che fosse il momento giusto di investire. Perciò la prima azione in cui investii ai tempi, pensate un po', era Autogrill. Perché io mi dissi: siamo rinchiusi in casa, nessuno può più uscire, prendere la macchina, fare viaggi, è normale che le azioni siano crollate, però prima o poi la pandemia finirà e le azioni risaliranno. E così è stato. Cioè, ho aspettato all'incirca un anno e mezzo da quando avevo comprato le azioni, però poi ci ho fatto un bel profitto. E la cosa è che quando io ho iniziato a investire, in realtà sono stato molto fortunato, perché non sapevo nulla, ma proprio nulla. Cioè, io ho avuto la fortuna di dire: ok, è crollato tutto a causa della pandemia, è il momento giusto di investire. Però non sapevo niente di come funzionassero i mercati. E la prima criptovaluta in cui ho investito, che è stata, se ricordo bene, qualche mese dopo aver iniziato a investire sui mercati tradizionali, è stata Bitcoin. Anche lì, senza saperne niente. Ci ho investito solamente perché saliva, stava ai tempi a $17,000, e anche lì sono stato sculato. Seconda criptovaluta, voi penserete Ethereum, ma in realtà ho investito in Cardano, e la motivazione è che Ethereum ormai stava all'incirca a $400 e io ho investito in Cardano, che stava all'incirca a 20 centesimi, solamente perché speravo che da 20 centesimi potesse arrivare a $20,000, così come aveva fatto Bitcoin, ignorando qualsiasi concetto di capitalizzazione di mercato che allora ancora non conoscevo. Quindi il fatto è che io prima ho iniziato a investire e poi ho iniziato a studiare. Ho fatto bene, ho fatto male, questo non lo so, so solo che all'inizio ho avuto tanta fortuna. E forse, anzi, sarebbe stato meglio non avercela questa fortuna, perché poi le mazzate le ho beccate più in avanti. Però una cosa è vera: non c'è modo migliore di imparare a investire se non quello di investire direttamente. Quindi magari iniziare con una piccolissima somma, anche se non ne sapete niente, non è poi una mossa così sbagliata. Se magari ci accostate dello studio, sarebbe anche meglio. Ultima domanda che mi viene strachiesta in direct è: dato il tuo video sui box di One Piece, cosa ne pensi degli investimenti in carte collezionabili?
Allora, detto in maniera proprio veloce veloce, io penso che il mercato delle carte collezionabili sia un modo formidabile per diversificare il portafoglio. Certo è che è un mercato in più da conoscere, ci abbiamo fatto anche un video un anno fa, ha delle regole tutte sue e lo devi seguire, cioè ci devi stare appresso, come tutti i mercati del resto. Secondo me comunque è un mercato con un potenziale enorme, si possono fare dei profitti veramente senza senso e vi stupirebbe anche sapere poi quanta domanda effettivamente c'è anche dietro questo mercato. Cioè a volte la gente fa botte un altro po' per accaparrarsi l'ultimo box di pacchetti appena uscito. Quindi investire in carte collezionabili da parte mia assolutamente approvato. L'unica cosa che mi sentirei di dire, che poi è quello che consiglio a tutti quelli che mi scrivono in direct facendomi questa domanda, è di distinguere bene di che tipo di carte stiamo parlando. Cioè se sono carte prettamente da collezione, carte da gioco o entrambe. Per esempio le carte dei Pokémon sono prettamente da collezione. La gente le compra perché sono belle, in pochi ci giocano. Invece carte come possono essere Yu-Gi-Oh! O queste più recenti di One Piece sono sia da collezione che da gioco. Cioè per farvi un esempio, io quando ero ragazzino andavo realmente a fare dei tornei di Yu-Gi-Oh! Erano tornei veramente competitivi. Guadagnavo anche soldi vendendo carte e ce n'erano alcune con prezzi fuori di testa. Si parla dai 100-200 euro. Ma questo era possibile perché quelle specifiche carte venivano giocate in dei mazzi, dei deck che appunto andavano forte in quel periodo. Poi un anno dopo, quando quei mazzi non si giocavano più, quelle carte non valevano più niente. Quindi io vedo che con One Piece sta succedendo praticamente la stessa cosa. Cioè molte carte adesso valgono veramente tantissimo, però perché si giocano attualmente. Quindi quello che io consiglio è, quando voi vi comprate il box, sbustate tutti i pacchetti e trovate le carte, una buona strategia sarebbe vendere immediatamente le carte che voi sapete essere giocate in questo momento e tenervi invece quelle più belle che un domani potranno valere tanto da collezione. Ricordatevi che in qualsiasi mercato, finché non vendete non fate profitto, potete anche essere ricchissimi sulla carta, però dovete vendere. Vendendo immediatamente le carte che vengono giocate vi assicurate un profitto e avete anche dei soldi da reinvestire e continuare il processo all'infinito, anche potenzialmente scalando il tutto. Comunque queste erano le mie risposte alle vostre domande, spero che le abbiate trovate interessanti. Io ho cercato di fare in modo anche che fossero il più utili possibili per voi. Come ho detto all'inizio del video, se lasciate un like, vi iscrivete al canale, lasciate un commento, la campanellina eccetera eccetera, sarebbe veramente un piccolo grande aiuto per supportare il canale da parte vostra. Detto questo, qui ci sono altri video che potrebbero fare al caso vostro e noi ci vediamo in uno di questi, o qua o qua o al prossimo video. Ciao.